Oppure persone che sono andate dai medici, medici su medici, e non hanno risolto un tubo, e invece vanno all'esorcista per risolvere il tubo, che ha sospetto, insomma, e questo sospetto. Oppure segni sul corpo, i tagli magari in punti dove il soggetto non si può fare, in questi tagli ci sono delle scritte, è capitato anche questo. L'odore nauseabondo, la puzza tremenda, che nell'ambiente in cui si svolge l'esorcismo a un certo punto si scatena. Oppure terremoti localizzati, cioè nella palazzina dove si fa l'esorcismo, solo lì si sente il terremoto. La polvere che si deposita sulle cose, chi l'ha fatta analizzare, così ho letto ovviamente, è fatta di polvere di osso umano e di osso di animale. Anche lì è difficilmente, difficile spiegare queste cose. Ma poi ci sono anche delle manifestazioni più legate all'ambiente che alla persona, rubinetti da cui esce del sangue. Piccoli animali che appaiono improvvisamente e scompaiono con il rito dell'esorcismo, cose che appaiono, cose materiali che appaiono e poi non c'erano, apparizioni, questo si salta fuori l'inganno del demonio, apparizioni di figure religiose, santi, Gesù stesso, vive anche degli animali. Insomma, diciamo che ci sono tante manifestazioni sia sulla persona stessa, sia sul soggetto, che ci sia sull'ambiente, che possono far sospettare, insomma, che dice qualcosa di strano. A quel punto lì, che cosa fa il poeta? Si benedice, benedice, ma a un certo punto bisogna passare per il proprio esorcismo, no? E allora attacca con la formula, una formula lunghissima, di cui in realtà ci sono tante versioni leggermente diverse. Insomma. Qui dice, esorcizzamus te in mundis, omnis in mundis spiritus, omnis satanica potesta, e vi andate un bel po'. A quel punto in subito il diavolo racconta, non sta zitto, a un certo punto fica, non è proprio, e comincia ad andare seduto, comincia ad andare giù di matto. Ma lo scopo del sacerdote, cioè qual è? Deve farsi dire più informazioni possibili dal diavolo, durante il processo. Quindi chiede chi è, come si chiama, da dove viene, dove va, e qui è una cosa anche un po' comica se vogliamo, perché quando il diavolo sta per uscire dal corpo, chiede all'esorcista, visto che mi stai mandando via, io non ci posso più fare niente, ti posso chiedere di mandarmi in un certo posto piuttosto che in un altro, perché un diavolo ha tre posti in questa, o in un luogo fisico, o nel campo, o dentro un animale, o dentro una persona. Non vuole tornare all'inferno, perché dice, io all'inferno ci sto male, anche se è casa mia, ma ci sto male, io voglio stare sulla terra. Quindi chiede l'esorcista se lo manda in un certo punto piuttosto che un altro. È un po' comica la cosa, così almeno si è un po' letto in diverse parti della letteratura. Ma soprattutto vuole capire, perché è fondamentale per la liberazione, da cosa è causata, cioè se dietro c'è stato un maleficio. Perché vediamo che è importante il rito, che tra l'altro il rito è un sacramentale, non è un sacramento. Il battesimo è un sacramento, cioè funziona che uno ci crede poi, non secondo la Chiesa, perché un bambino, se il bambino è stato battezzato, non sa neanche cosa succede. Il sacramentale invece funziona se la persona che lo fa e quello che lo riceve ci credono. Tant'è vero che se il posseduto non vuole essere liberato, non ci vuole che tenga. Il posseduto deve andare là, poi ovviamente che si manifesta il diavolo, chiamiamolo così, deve essere convinto di andare lì per essere liberato. Se uno vuole essere liberato, non c'è niente da fare. E, ecco, un'altra cosa fondamentale, non solo tutte queste cose, non solo che è un'altra cosa fondamentale è la volontà di Dio, ma se c'è stato sotto un maleficio, questo maleficio deve essere tolto. Quindi se la persona ha mangiato qualcosa di maleficiato, lo deve vomitare, dopo lo deve vomitare con la licenza. Se è stato fatto invece su un oggetto, questo oggetto, dentro il materasso, dentro il cuscino, va tolto, va bruciato, altrimenti non lo sembra, ma sembra delle cose, io ripeto quello, la premessa che ho fatto, io ripeto, dico quello che c'è scritto nella letteratura. Poi dopo ognuno potrà dire, sono tutte stupidate, sono delle cose serie, oppure posso spendere meno. Però questo, e su quanto non ci piove, è quanto quello già detto nella vera letteratura di Padre Amorto, morto qualche anno fa, Stanzos, ma tante altre persone che sono dedicate a questo problema.
Allora, a questo punto il diavolo a un certo punto così si manifesta, confessa tutto, a quel punto avviene la liberazione. Beh, non è così scontato in realtà, perché stando alla letteratura le liberazioni con un solo esorcismo sono rarissime. Il più delle volte ce ne vogliono tanti e a volte non viene mai liberato, cioè il posseduto ha il mercato, il posseduto arriva e il posseduto va. Scienza dà sostanzialmente tre tipi di spiegazioni, tira fuori tre tipi di malattie. Una è la cosiddetta sindrome di Tourette, che detto in parole semplici è quando una persona manifesta in modo molto eclatante dei tipi nervosi, oppure parla, dice delle cose, ma non si rende conto che sta parlando. Cioè comincia a parlare, ma in realtà non sono cose che vuole dire, non si accorge neanche di dirle. È come se ci fosse qualcun altro dentro la sua testa che gli fa sì che pronunci queste parole. Oppure c'è la schizofrenia. Schizofrenia è quando si hanno le allucinazioni con le parole, soprattutto di tipo uditivo. La schizofrenia prevede anche una confusione mentale, no? Tu hai del gran casino in testa, pensieri che si accavallano e che non ti portano poi a nessun ragionamento concreto. Tu hai del gran casino in testa, quindi fai degli sprologhi. Ma forse la cosa più evidente è quando c'è la personalità multipla, cioè una persona che dentro di sé, dottor Jack e Mister Hyde, ha due o più personalità che a seconda delle circostanze ne esce una piuttosto che un'altra. Quindi secondo la scienza in realtà è sempre la stessa persona che però manifesta tanti aspetti comunque di come è fatto. Ma io sono convinto che in moltissimi casi questa è la spiegazione, però c'è un qualche cosa, anche un paio di cose che mi lasciano un po' perplesso. Allora, dicevamo prima che non si possono fare filmati né fotografie, e anche le persone strane che assistono all'esorcismo devono essere persone, come vuole chiedere, di provata fede. Quindi lo psicologo che vuole andare lì per studiare il fenomeno non ci può andare. Allora, non ci può andare, non può vedere filmati, io mi chiedo allora in base a che cosa poi faccio dei ragionamenti. Cioè non ha la possibilità di testare con mano, quindi di analizzare il fenomeno. Lo fa per sentito dire, è chiaro che per sentito dire secondo me insomma non è colpa loro, che oggettivamente vale fino a un certo punto. Veniamo al discorso ufologico. Ma l'ufologia che cosa c'entra con tutta questa menata qua del diavolo? Allora adesso vedremo tutta una serie di episodi che vi faranno capire che in realtà c'entra moltissimo. Ad esempio, adesso vi faccio un elenco di cose così non scendiamo molto nel concreto. Avrete sentito parlare sicuramente del movimento dei raeliani. I raeliani sono quelli che qualche anno fa avevano giurato di aver clonato un essere umano. Allora, i raeliani nascono negli anni 70 e sai che era stata clonata la pecora d'olio, io ho detto, ma che pecora d'olio? Noi abbiamo clonato un essere umano. In realtà poi non l'hanno mai dimostrato, e poi non è neanche lì. Allora, questo movimento nasce da un certo Rael, in realtà è un Claude Vaurion, un signor francese, negli anni 70. Io ho visto l'extraterrestre, mi hanno dato una missione di parlare di loro, della Terra, e mi hanno dato anche questo nome, che è Rael, da lì Rael, raeliani. Rael in ebraico vuol dire Dio bugiardo. Allora dicevamo che il diavolo è il padre della menzogna, quindi è sospetto questo fatto. Poi molti contattisti, quindi le persone che dicono di essere in contatto con gli extraterrestri, dicono che il comandante, uno dei comandanti di questi extraterrestri, si chiama Orton, e casualmente Orton è il nome di un diavolo che è uscito durante un manuale, durante un'indagine che ha fatto l'Inquisizione nel 600 in Francia. Oppure io avevo conosciuto una signora che è morta qualche anno fa, che si chiamava Maria Morgan, che diceva di essere in contatto con gli alieni, alieni che si chiamavano Meridiano. Meridiano è il nome di un demonio. Oppure c'è un famoso contattista svizzero, che magari qualcuno sentiva, si chiama Billy Meyer. Billy Meyer diceva di aver visto, ci sono anche le foto, poi dico di aver visto le foto, di Madonna extraterrestre, di una extraterrestre, una pleiadiana che si chiama Semiyaza. Un demone uomo che si chiama Semiyaza. Curioso queste cose. Oppure c'è un scienziato eretto che si chiamava Pierluigi Ghina, che diceva di parlare con un extraterrestre di nome Segustore,
Sigustoe è l'anagramma di Gesù Cristo. Se vi ricordate prima, quando abbiamo parlato dell'infestazione, una delle manifestazioni del demonio è creare segni di questo marchio del diavolo sulla pelle delle persone. Allora, ci sono tantissime carnofologie, ci sono quel signore francese con il figlio che vedono due dischi volanti, appare un triangolo rossato sull'ombelico. Oppure c'è il caso di cui poi ho trovato anche un'immagine, un caso che è avvenuto il 29 dicembre del 1980, è avvenuto in Texas. Ecco, questo è il caso. Allora, 29 dicembre 1980, Texas. Allora, c'è questa, c'è marito e moglie col figlio, che si chiamava Betty Cash, Vicky Lamum il marito e Colby Lamum il figlio del marito. E stanno percorrendo in mano questa strada, a un certo punto vedono quella cosa là in alto. Adesso è un po' buio, comunque qui, schiarendo la foto, si vedrebbe che in realtà è una sorta di diamante. Praticamente qui c'è una punta, c'è una sorta di diamante. Allora, la moglie che sta guidando scende dalla macchina incuriosita, il figlioletto spaventissimo sta dentro, il padre per non lasciare il figlio rimane chiuso in macchina, la donna è l'unica a uscire, e sta lì a guardarlo per un minuto, due minuti. Poi l'oggetto si allontana, viene seguito, accompagnato, comunque c'è una presenza di qualche elicottero, non sa per fare che cosa, rientra in macchina, come mentre in macchina tocca la maniglia, si scotta la macchina, poi partono, vanno a casa, durante la notte nessuno dorme, vomitano, succede tutto. Nei giorni successivi la donna è completamente ricoperta da ustioni sul corpo, perde i capelli e poi alla fine, dopo qualche anno, muore di tumore. Una manifestazione morfologica in cui c'è stato comunque un segno tangibile sulla pelle. Altri casi in cui le manifestazioni ufologiche possono richiamare. Il diavolo gioca molto con i segni sacri. Dicevamo prima, perché gli indemoniati parlano lingue sconosciute, è una parodia di quello che si trova nel Vangeli, perché a un certo punto, se qualcuno l'ha letto, non ha sentito dire, ai discepoli viene data la facoltà di capire tutte le lingue del mondo. Quindi è una parodia, l'indemoniato parla lingue sconosciute, i discepoli parlavano e capivano lingue sconosciute. Oppure anche la forza fisica che dimostrano i posseduti. Ovviamente non si può dare una forza morale perché altrimenti non sarebbero a rischio dannazione. Mentre le persone religiose hanno la forza morale, il diavolo alle persone e ai posseduti dà invece una forza fisica. Gioca molto queste parodie. E ci sono delle manifestazioni ufologiche che richiamano dei segni religiosi. Io ricordo un certo console Piero degli anni 60 che a Roma, ci sono anche le foto, aveva fotografato e visto una croce, cioè tanti punti luminosi posti in forma di croce, non so perché, ma sono veramente tante. Nel Medioevo si diceva che i diavoli scendevano delle nubi grigie fatte alla forma lenticolare, no? Quindi a forma un po' di scrollante. Poi il diavolo si diceva che uccideva gli animali, e non so se avete mai sentito parlare in ambito ufologico delle cosiddette mutilazioni degli animali, soprattutto negli Stati Uniti, che sono state anche in Italia, in realtà, dove sono degli animali d'allevamento, le mucche, i cavalli, che sono stati dissanguati, non nel senso che non viene trovata vicino a loro carcassa una goccia di sangue, sono stati tagliati in modo chirurgico, quindi tolgo la lingua, gli organi genitali, ma in modo molto preciso, quindi non figlio di uno strappo di denti a parte del predatore. Quindi questo fenomeno dell'attacco verso gli animali c'era anche nel Medioevo e veniva attribuito al demonio. Ma poi, questo è più conosciuto, il diavolo che entra, o come si chiama, che entra nelle stanze da letto, sotto forma di incubo quando vuole attaccare le donne, sotto forma di succube quando vuole attaccare gli uomini, e con loro avrebbe corso dei rapporti sessuali umano-alieni, anche queste ce n'è piena la letteratura ufologica, insomma.